Ben trovati l'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche in questo appuntamento troveremo tre temi che sono stati affrontati dalla seduta d'aula, la prima dopo la pausa estiva. E si parla di un'informativa della Giunta regionale sul piano forestale della nostra Toscana. E poi bisogna rivedere i criteri del nuovo nomenclatore tariffario nazionale per i fisioterapisti, ma si festeggia anche un premio giornalistico importante alla memoria di Sbartellati Nottolini e si festeggia con Foiano della Chiana in festa che parla di informazione. Il primo argomento che trattiamo è relativo all'informativa illustrata in aula dall'assessore regionale Stefania Saccardi relativa al nuovo piano regionale forestale, un ricco patrimonio che va gestito e salvaguardato, di cui bisogna tutelare la biodiversità. E quindi l'assessore Saccardi ha ricordato che le risorse regionali disponibili sulla nuova programmazione ammontano a circa 100 milioni di euro. Il piano forestale regionale è il documento programmatorio che realizza le politiche economiche forestali. Anche nella nostra provincia il patrimonio forestale è importante. La riflessione che abbiamo fatto oggi in Consiglio ha riguardato una serie di elementi. Il primo, il problema che c'è una scarsa remunerazione per le imprese forestali, le aziende, cioè che contribuiscono chiaramente in modo fondamentale a una gestione corretta del bosco. E per questo è importante aumentare il sostegno agli investimenti e all'innovazione. Altro punto che abbiamo chiarito è la questione di come dobbiamo affrontare il problema della frammentazione fondiaria. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Ci sono delle esperienze nel comune di Pescia, nel comune di San Marcello Piteglio, di consorzi tra proprietari. Noi abbiamo chiesto che questi consorzi vengano ancora di più incentivati e costituiti affinché appunto questo territorio venga valorizzato. Altro punto è la filiera. Sappiamo che un conto è il boscaiolo, un conto è il commerciante del legno. Noi sappiamo appunto che è necessario mettere a rete in modo più forte la filiera anche appunto per aumentare il reddito in mano poi a chi produce, a chi svolge il lavoro sul territorio. Sono tre linee su cui la Regione investe nei prossimi anni 100 milioni di euro. Noi pensiamo che bisogna andare in questa direzione, ma soprattutto sui consorzi tra i proprietari dei fondi dobbiamo dare una sterzata in avanti, perché è un problema molto rilevante anche sulla montagna pistoiese, che impedisce una cura del patrimonio boschivo, che è la prima prevenzione per gli incendi e per le frane. Una discussione importante che mette intanto la priorità sulla tutela dell'ambiente, delle aree boschive molto importanti nella nostra regione. Siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi, che peraltro stanno anche crescendo, e come tale, nel rispetto della biodiversità, dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora, coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni, e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre. Il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente mantenuto, e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni, e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla nostra visione in merito. Dico molto chiaramente che mi sembra un documento che rifletta lo stato attuale della maggioranza di centro-sinistra, probabilmente anticipa quello che sarà diciamo l'allargamento al campo più esteso, che vede anche il Movimento 5 Stelle. In effetti ci sono delle oggettive difficoltà a trovare una amalgama tra di loro, perché su questo argomento ci sono posizioni estremamente diverse dal centro-sinistra attuale ai 5 Stelle. In particolare la consigliera Noferi si è veramente messa sulla strada di una ideologizzazione, di una strumentalizzazione della vicenda, che l'ha fatta addirittura criticare alcuni, se non la maggioranza, degli attuali boscaioli per come gestiscono il bosco. Io questo non lo posso accettare.
Non lo posso accettare perché conosco molto bene la categoria, conosco l'attenzione che i boscaioli mettono nella gestione del bosco. Noi dobbiamo essere vicini ai boscaioli, dobbiamo essere d'aiuto noi istituzioni e dobbiamo riflettere su come poter consentire la continuità nella gestione delle foreste, perché molti giovani non continuano più l'attività dei genitori e c'era un importante patrimonio di conoscenze che veniva trasmesso ai giovani. Il piano forestale regionale è una sfida importante per questa parte finale di legislatura, perché è vero l'esatto contrario di quello che si pensa. La superficie boschiva in Toscana dal dopoguerra a oggi è aumentata di oltre il 50%. Questo aumento smisurato dei boschi è un aumento che ha delle conseguenze drammatiche, per certi versi devastanti. Tanto per cominciare, le specie che aumentano sono le specie infestanti, che distruggono le altre specie. I castagni spariranno in Toscana perché l'acacia sta prendendo il sopravvento alla stessa quota. Qui manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste, a discapito di una considerazione della foresta come fonte di cippato e che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Tra l'altro ho anche molto apprezzato l'intervento del capogruppo Ceccarelli, stranamente mi ha visto in sintonia su alcuni punti, tant'è che anche il Partito Democratico ha ritenuto di dover fare una proposta all'assessore riguardo a questo piano forestale. È evidente che ci sono delle lacune da colmare. La dicitura di refertazione del nuovo nomenclatore tarifario nazionale, con particolare riferimento alla figura del fisioterapista, è al centro di una proposta di risoluzione elaborata dalla Commissione Sanità, su cui il Consiglio regionale ha espresso un voto favorevole all'unanimità. Nel testo si ricordano le possibili ripercussioni negative sui servizi evidenziati dal coordinatore regionale degli ordini dei fisioterapisti della Toscana, tra cui la riduzione dei livelli di appropriatezza, l'aumento dei tempi di attesa a danno dei cittadini, la duplicazione di prestazioni e visite con aggravio dei costi per il servizio sanitario regionale e anche la perdita dell'autonomia dei fisioterapisti e del confronto diretto con i medici di medicina generale e gli altri colleghi specialisti. Ma noi abbiamo fatto come commissione un'audizione dell'Ordine dei Fisioterapisti Toscani e in quella sede, tra le varie questioni affrontate, è emersa una preoccupazione specifica rispetto al nuovo nomenclatore tarifario approvato con decreto ministeriale lo scorso anno e che entrerà in vigore il 1 gennaio 2025. Qual è la preoccupazione? Il fatto è che da noi ormai da 20 anni, dal riconoscimento della professione del fisioterapista, una professione come professionalità con la propria competenza specifica e con la possibilità di fare valutazioni funzionali per l'elaborazione dei piani di riabilitazione sulle patologie più semplici, meno complesse. Per quelle più complesse ovviamente ci si affida a un pool di professionisti. Quindi in Toscana da 20 anni funziona per cui in maniera tale per cui per quelle più gravi ci vuole la visita fisiatrica, ma per i casi più semplici, che sono la maggioranza, il medico attiva il percorso di fisioterapia, dopodiché è il fisioterapista che nell'ambito di un pacchetto di prestazioni sceglie e decide sulla base di una valutazione funzionale qual è la prestazione specifica da fare ad ogni singola persona. Con la modifica del nomenclatore tarifario c'è una formulazione per la quale si richiederebbe sempre, se passa a questa maniera e se non viene modificato, una visita fisiatrica. Quindi ogni cittadino non potrebbe più accedere direttamente alla prestazione di fisioterapia, ma prima dovrebbe avere una prescrizione per una visita fisiatrica, dopo il fisiatra prescrive la singola prestazione di fisioterapia che viene passata al fisioterapista. Quindi da una parte c'è una mortificazione di una professione che è quella dei fisioterapisti, dall'altra per i cittadini ci sarebbe una grande complicazione rispetto a un percorso che ormai è conosciuto e funziona da 20 anni, è agevole e funziona davvero. Quindi noi speriamo e chiediamo all'assessore in conferenza Stato-Regioni di fare pressione perché questo non venga modificato, via perché il decreto già c'è, venga modificato e non si arrivi a questa situazione.
Ma un atto di buon senso che dà una risposta iniziale a quello che i fisioterapisti chiedono, la loro professionalità, la loro capacità di distinguere, anche la capacità di intervento a seguito di una prescrizione medica è ormai un dato riconosciuto, cioè un livello di professionalità, di conoscenza delle proprie attività che va valorizzata, e quindi è evidente che chiediamo anche rispetto alle nuove attività di nomenclatura avvenuta a livello nazionale di rivedere il tutto, di non essere subalterni esclusivamente a delle prescrizioni, ma di lasciare dei campi di autonomia rispetto al livello di anche gravità, per capirsi, rispetto agli interventi che vengono fatti. Una professione sanitaria che è cresciuta, che ha una propria organizzazione, che è radicata, che ha sviluppato competenze e soprattutto grandi professionalità, quindi era opportuno e doveroso far vedere che il Consiglio regionale era al fianco della professione. Evitare dei doppioni burocratici che creano ulteriori orpelli a una sanità già in crisi e conseguentemente determinerebbe un doppio percorso per poter fare delle terapie. Poi, sentiti in commissione gli specialisti del settore, è ovvio che proprio perché la sanità in qualche modo è deficitaria di operatori del settore, è bene che chi ha delle valenze in determinati settori possa esplicitarne le proprie competenze. Voglio dire, io sono un medico, io sarei abilitato a operare a cuore aperto, ma non mi ci metto nemmeno, no? Ovviamente. Per questo il medico deve poter demandare a specialisti di settore, quindi di nicchia, quelle competenze che invece potrebbero essere arrogate a lui, ma che non è giusto che sia così. Come abbiamo detto, una festa a Fogliano della Chiana, ma soprattutto un momento di riflessione anche sul mondo giornalistico, con il ricordo di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini. La seconda edizione del riconoscimento, intitolato proprio a loro, città Fogliano della Chiana, Sbardellati Nottolini, è il titolo di questo evento. Sabato 21 settembre nella centrale piazza Cavour, con la cerimonia di premiazione, e c'è anche un dibattito importante, come dicevamo. Si parla del fenomeno delle fake news, quindi delle bufale, i nuovi linguaggi, la libertà di informazione e anche tutto quello che riguarda l'informazione su internet. Il comune di Fogliano, peraltro, premia anche i giornalisti Rai Rosella Costamagna, i giornalisti sportivi Alessia Tarquinio e Francesca Muzzi, peraltro aretina, insieme a Agnese Pini, direttrice del quotidiano del gruppo QN, e Francesco Cancellato, direttore responsabile di Fanpage. Ogni volta che si parla di informazione libera e ogni volta che un premio viene dedicato a chi ha messo a disposizione la propria vita per offrirci informazione libera, noi dobbiamo esserci. Investire in iniziative come queste vuol dire anche mandare un messaggio alle ragazze e ragazzi più giovani. Fare il giornalista, essere giornalista, vuol dire anche servire la propria comunità, come fate anche voi. E il lavoro di un giornalista libero permette a ciascuno di noi di essere un cittadino o cittadina più liberi. Finché i social non saranno riconducibili a un'identità vera, ci sarà sempre il problema delle fake news, dell'odio seriale, ed è un problema che stiamo affrontando proprio in questi giorni. Noi come ordine stiamo facendo tanto sui temi che sono assolutamente di attualità, come ad esempio l'intelligenza artificiale, tant'è vero che abbiamo organizzato proprio come ordine e fondazione dei giornalisti un Erasmus accreditato presso la comunità europea, che si svolgerà a Malaga a novembre, proprio sull'intelligenza artificiale. Per cui noi crediamo profondamente nella qualità dell'informazione e nella qualità di chi fa informazione. Tutto questo lo facciamo anche in ricordo a due nostri storici giornalisti, che sono Sbardellati e Nottolini, che sono giornalisti locali, ma che come tanti giornalisti locali poi hanno sempre raccontato il nostro paese, la nostra provincia e tutta l'Italia con il loro modo garbato e alla vecchia maniera. Quindi è un modo anche per ricordare loro in questo evento che sta diventando ogni anno sempre più importante. Io, fra l'altro, conoscevo personalmente, avevo ottimi rapporti con i due giornalisti Nottolini e Sbardellati, a cui è insignito e dedicato il premio, per cui è un piacere ulteriore e anche un plauso da parte del Coreco al Comune di Fogliano per questa bella iniziativa, che in qualche modo contribuisce
anche come elemento di stimolo e di riflessione sul tema dell'informazione. Ed era anche l'ultimo approfondimento in questo nostro incontro. Vi ricordo, per tutte le informazioni delle associazioni, www.inconsiglio.it. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspetto tra 7 giorni, sempre qua, dentro il Consiglio.